Nell'ambito di Ravenna 2015, fare i conti con l'ambiente, nell'ambito soprattutto dell'alta scuola di formazione sulle bonifiche dei siti contaminati, parliamo di danno ambientale. Danno ambientale, una tematica importante, lo facciamo con Leonardo Arro di ISPRA. Cosa si intende per danno ambientale? Allora, bisogna prima di tutto stabilire a cosa si riferisca questa definizione, perché danno ambientale nel gergo comune è un qualsiasi deterioramento, qualsiasi manomissione che viene effettuata sull'ambiente da parte dell'uomo. In realtà bisogna distinguere dalla definizione normativa, perché quello che viene definito una normativa è il danno ambientale risarcibile, cioè quello che deve essere riparato, che sta a carico del soggetto che ha operato un danno ambientale con una qualunque azione. Faccio un esempio semplicissimo. Se noi facciamo un giro in macchina, commettiamo un danno ambientale perché emettiamo delle sostanze inquinanti per l'aria, sostanze ovviamente che alterano la qualità dell'aria. Certo. Questo succede pure a tutte le attività produttive, però le attività produttive firmano dei contratti con la società. Questi contratti sono le autorizzazioni. Quindi, se una società rispetta le autorizzazioni, non incorre nel pericolo di risarcimento o riparazione di un danno ambientale, perché sta rispettando il contratto. Corre il rischio soltanto se va al di là del contratto che gli assicura l'attività produttiva. Ecco, spero con questo esempio di essere stato chiaro. Assolutamente sì, ringraziamo per il contributo, ringraziamo anche ISPRA. E fare i conti con l'ambiente 2015 continua con la scuola di formazione per la bonifica dei siti contaminati. Grazie.